Vediamo ora come installare Kibana e collegarla ad Elasticsearch. Come abbiamo spiegato nel tutorial precedente, Kibana è una dashboard che permette di avere una visualizzazione grafica dei dati presenti e di interagire con essi in vario modo, e anche tramite un terminale da cui effettuare le query che ci servono su Elasticsearch. Quindi, abbiamo già installato nel tutorial precedente il repository di Elastic all'interno della nostra lista dei repository. Se ve lo siete persi, tornate nel tutorial precedente per vedere. Quindi non ci resta che installare Kibana, quindi apt-get spazio install spazio Kibana, invio. Ok, ora lanciamo il comando sudo spazio update-rc.d spazio kibana spazio default 95 spazio 10. Una volta effettuato questo, possiamo avviare kibana con sudo spazio -i spazio service spazio kibana spazio start. Una volta installato andiamo in slash etc slash kibana slash kibana.yelmo.yml. Andiamo ad abilitare il server host. Proviamo a mettere 0.0.0.0. Però lasciamolo così, vediamo se va. Service Kibana restart. Proviamo a pingare. Aspettiamo qualche secondo per vedere se va. Allora, guardiamo lo status. Lo status dice che sta andando. Andiamo a vedere sulla porta 601. Proviamo. All'indirizzo .0.0. Allora ritorniamo all'interno del file kibana.yelmo. Proviamo a dichiarare anche la porta 5601. Proviamo a riavviarlo, quindi service spazio kibana restart. Una volta modificati andiamo a verificare, con il curl non ci ritorna niente, quindi andiamo nel nostro browser, andiamo all'indirizzo della nostra VPS 2.5601 e Kibana sembra partire.
Qua ci dice se vogliamo installare i dati di prova, explore my own, ok. E come vedete qua abbiamo l'interfaccia grafica di Kibana e con tutti, andiamo a vedere, discover. Ora ci dice che non c'è nessun indice di Elasticsearch. Nel prossimo tutorial appunto vedremo di indicizzare qualcosa, ma usando Logstash. Qui abbiamo la dashboard, canvas. Management, appunto qui possiamo appunto andare a cercare gli indici di Elasticsearch da visualizzare. Ora è vuoto, ma in futuro qui troveremo tutti gli indici di Elasticsearch, cioè tutti i progetti che abbiamo indicizzato. E quindi per questo tutorial è tutto, ma prima di concludere andiamo a vedere anche come far partire di default Elasticsearch senza doverlo avviare tutte le volte. Quindi, come abbiamo fatto per Elasticsearch, anche con Kibana gli diamo un sudo slash bin slash systemctl spazio daemon reload. Poi andiamo ad abilitare Kibana, quindi anche qui un sudo slash bin slash systemctl enable kibana.service. E infine facciamo un restart, quindi restart Kibana, e ora Kibana anche al riavvio della VPS eccetera dovrebbe partire in automatico insieme ad Elasticsearch. Per questo tutorial è tutto, se vi è stato utile mettete un mi piace, se volete continuate a seguire il canale e ci vediamo al prossimo tutorial.